Buongiorno, buongiorno, fai l'onore di casa. Ladies salvo la roba. Signore e signori, madame e messie, salvo la roba. Insieme. Sono solo così che oggi il dottore si è fissato con questa mania dei mini minaggi anche in inglese. Scusa, che però hanno funzionato, l'avete detto la volta scorsa, no? Perché ci siamo ritrovati, lui lo ha detto, lo abbiamo detto anche al telefono, in una convention di siciliani che però erano ammescati con gli americani a Filadelfia, per cui abbiamo detto, ma come, ora chi ci contiamo, che erano messi là, abbabbanuti gli americani. Cioè, ora, siccome tu non lo sai, no, infatti, o meglio lui lo sa, io sì, lo so, c'è tanta gente che da quando hanno inventato la possibilità di andare sul web, si sentono in radio italiana. Certo. Una volta, per esempio, c'era in America la radio del mio amico Pino Cicala, che era l'unico aggancio, certo, che avevano, certo, con, certo, la madre, certo, patria, certo. E allora la domenica le partite loro tramite la RAI in onde corte, poi li trasmettevano, certo. Ora tutto questo problema non c'è, non si rompono computer. Ma la cosa bellissima a proposito di partite è che il signor Idonea e il sottoscritto erano, si trovavano in Florida per questo premio degli americani, dei siciliani d'America, nel giorno in cui c'era Palermo-Catania. Tu immagini. Quindi una crisi di astinenza e di follia. Abbiamo fatto come due tuppetteri. Tra l'altro la partita, essendo alle 15, era alle 9 ora americana di mattina. Venendo a pigliare, trovavamo un baretto piccolino ma pieno di siciliani, palermitani e catanesi. Quindi abbiamo fatto un derby bellissimo ma pieno di umanità, di serenità, alla periferia di Fort Lauderdale, bellissimo, dove c'era anche il direttore di un giornale, siculo americano, canifici l'articolo magari che fotografie, ed è stata una cosa, ma l'abbiamo trovata perché Rai International alle 9 del mattino ha trasmesso Palermo, che meraviglia, che meraviglia, dai. Che ha vinto? E mi fici una fotografia. Ma che ha vinto in quell'occasione? Guarda, in quell'occasione vince il Palermo, però ci dicevamo un cavolo a mezzo l'anno. Pareggiamo 1-1. Ci hanno battuto le mani. E poi però ci siamo rifatti in altre occasioni, perché devo dire che attualmente il Catania, nella gestione, come dire, Pulvirenti, è avanti al Palermo di parecchi punti. Ma diciamo così, forza Catania, che sabato, anzi domenica, gioca con l'Inter, è una partita giocata. Esatto. Allora, in questo momento, se fai siamo sentire, pronti per giocare, ricordiamo i numeri. Il telefono. Ricordiamo 095 43 53 25 per giocare con noi. Sì. Allora, come si usava una volta. Allora, intanto l'abbiamo detto in inglese. Ora poi diciamo in siciliano. Esatto. Anche se, come abbiamo detto l'altra volta, mia sorella ne è vittima. Non è che dopo, ma vai o tu canno, come ad hoc, come la... Ci sono delle cose impossibili. No, che poi, come ha detto Gilberto, ci tengo a ribadirlo, la mini minaglia sembra una cosa magari un po' più spinta e più volgare, ma poi la soluzione è assolutamente. Allora, 43, normale. 53, 25, attacca. Aspetta, Gilberto, via le telefonate! Avanti! Forza dopo, si dice. Allora, e praticamente, ora traduco da quello inglese, camminando quindi walking. Sì. Ma vai toccando, sì, però ecco, mia sorella ha dato un'indicazione, perché se la traduzione inglese dovrebbe portarvi alla soluzione, I have always got my in bit. Punto. Pronto, non dico pronto? Niente. Lucia, pronto, chi è Lucia? Buongiorno, ciao, chi sei? Sono Rosy, buongiorno. Buongiorno Rosy. Saluto a tutti, salve la Rosa. Grazie Rosy, buongiorno. Buongiorno. Da dove chiami Rosy? Da Catania. Bene, perfetto. Bene. Ma l'hai capita in inglese che ha detto salvo la rossa, no? Ma insomma, così. allora provaci in siciliano, come si suol dire, che è meglio, Rosy. Sì, perfetto. Allora, dimmi... Rosy, allora, sì. Prima di tutto c'hai la prima domanda prima di rispondere per vincere l'abbonamento. Certo, una domanda importantissima. Allora, scusa, come si chiama la signorina che sta a botteghino al Metropolitan? Tu dico io, consumata si chiama. Sai perché è consumata? Così ci pensi. Perché siccome la stagione sta andando bene, gli abbonamenti stanno andando bene, questa povera signorina che si chiama, lo dovrei dire tu, per me consumata, è consumata perché riceve. Se ci hai seguito prima, una maledetta. Quindi se la signorina mi sta sentendo dal teatro, ti saluto consumata e ti vengo a trovare perché abitiamo vicino. Siamo vicini. Rosy, no. Come si chiama? Come si chiama? È l'aiutino. Stamattina abbiamo parlato tutto il tempo di lei. Finisce con la. Purtroppo sono nell'ambulanza e non ho. Ah, sì, l'ambulanza. Perché sei malata, Rosy? No, stai lavorando. No, non sono malata. Ah, sto scherzando. No. Allora, se... l'ossigeno a chi tu vai andare a berella. Ti metti a sentire la radio. Rosy.
che chi succede Chino Casale? Sentivo quell'ansia. No. Ah, c'è l'ossigeno a cammello. Che fa l'ambulanza, scusi. No, che fai, Rosy? Certo. Brava Rosy. Complimenti, Rosy. Complimenti. Allora, Rosy, facciamo una cosa. Visto che non hai risposto, andiamo alla risposta alla domanda preliminare. E ti daremo solo un biglietto omaggio per One Man Show. Però va bene, così premio di consolazione. Anzi, visto che sin dall'ambulanza fai per il sociale, due. Allora dai il tuo nominativo. Dai, Rosy, resta in linea, dai il tuo nome e cognome, il tuo numero di telefono fuori diretta, così, chiaramente. Premio di consolazione, due biglietti per One Man Show. Va bene. Va bene. Grazie, Rosy, buon lavoro. Salutaci grazie. Le persone che assisti con affetto. Ciao, grazie. Ciao. Un bacione. Ciao. Ho visto perché c'è questa gente poi uno si... No, io ho un applauso a tutti io continuo a dire, lo ripeterò fino alla nausea, che il volontariato o comunque le persone che fanno questo tipo di lavoro sono veramente la colonna portante della nazione. È una cosa meravigliosa. Anche perché poi non è facile per niente. Tu sai che ad Insieme ne vengono veramente tantissimi rappresentanti di questa associazione e sono sempre i benvenuti, trovano sempre posto. Sempre sostenuto, io andavo in giro per il mondo, quando Insieme si cominciò a vedere. Sì, anche attraverso il web o il satellite, sì. Prima era solo locale. Era solo locale, ma quando lui cominciò a varcare il mondo, allora dicevo collegatevi su questo quando programma. Ripartirà Insieme? Guarda, lo diremo ufficialmente nei prossimi giorni, ma comunque alla fine di novembre, come sempre. Nell'ultima settimana di novembre dovremmo ripartire. Ci farei comunque sapere, lo annunceremo anche noi. Sai che ci sono stati dei problemi che stiamo risolvendo, ma allora, saremo sicuramente in onda con Insieme anche dici, in questa possiamo stagione. Possiamo sentire il assolutamente telefono? Sì. C'è? Vi ricordiamo 095 43 53 25, stiamo regalando, però dovete conquistarli, insomma, questi abbonamenti. Fai sentire la linea libera, così noi partiamo, perché c'è la signorina consumata. Chiudiamo. Di nome e di fatto. Ormai. Via me telefonate. Salvo, c'è il disco per l'uno. Bella, mi piace. Nel senso affettuosissimo. Pronto? Ovviamente. Siamo anche web TV, quindi pronto. Potete seguirci. Pronto? Pronto, Maria sono. Maria, sei, buongiorno. Buongiorno, ciao Gilberto. Ciao a te Maria, benvenuta qua. Benvenuta allora... a te, alla radio. È la mia radio preferita. Grazie Maria, sei gentilissima. Siete troppo bravi, veramente. Allora Maria, cominciamo. Allora, noi ti ripetiamo innanzitutto Amine Menaglia, che in inglese già l'hai sentita, non dare la soluzione perché prima di darla... deve rispondere a un'altra domanda. Allora, camminando, ma vai toccando, ma non rispondere a questa. Allora, la domanda per poter entrare a partecipare è: come si chiama la signorina che sta al botteghino consumata? Quella esaurita. No! No! Nervosa, no? Nervosa, no, Barbara. Brava! Adesso io non conosco personalmente Barbara. Buongiorno Maria. Ciao, Salvo. Ciao Gioia. No, volevo dire consumata, esaurita, nel senso che capurede e daga c'avaglia. È consumata, cioè proprio il termine catanese, quando uno può essere consumato o in senso ma negativo. Ma c'è Gilberto su tutti consumati. Brava, vedi Maria. Io gli voglio veramente un bene dell'anima e questo è fuori discussione. Però anch'io, è camurroso. La cosa bella è che non farò il nome, c'è un artista che è fidanzato con una ragazza siciliana. L'altra volta questa ragazza mi parlava al telefono e mi faceva: oh, ma si, ci disse, ma si camurrioso. Quindi giustamente era in macchina come si fa, chi può dire camurrioso? Ti sono veramente particolare, però dico fatti dire il verso, perché uno può essere camurrioso in senso negativo e camurrioso nel senso di affettuoso. Va bene, noi possiamo andare avanti. Appiccicoso. Maria, se tu ti ricordi chi sono gli attori che fanno parte del cartellone a 4 stelle? Oltre a me, va bene, tanto si sape. Allora. Dai Maria. Gilberto Idoni, Antonello Costa, e Pino Caruso in fuori abbonamento, Dino Frassica e Iannuzzo, Gianfranco Iannuzzo. Bravo. Però te ne manca uno. In fuori abbonamento. No. L'ha detto. Già l'abbonamento ce l'hai messo nella sacchetta. Grazie. No, grazie, ancora no. Grazie perché... Gilberto. Sì, tanti saluti. No, aspetta. E da Ernesto.
Ascoltami, non hai vinto ancora. Devi dire. Ma camminando sono forze, sono come sono forze, felice. Camminando, camminando, ma vai toccando. Che cos'è? Camminando, camminando, stava toccando. La scarpa, che cosa? Ai. Guarda, dovrei dire l'ha perso, però voglio ancora provarci un'altra cosa. Camminando, camminando. Camminando, ma vai toccando. Non pensare cose che non no, sono. No, no, io non penso di queste cose. Dai, è facile tutto sto. Sì, camminando, camminando, ma vai toccando. Prova a camminare, prova a camminare. Io sto camminando. Sì. E cosa è? Lei il pavimento. Cosa tocco? È la terra dove cammino. No. Niente, Maria. Va bene. Va bene, però c'è un premio di consolazione per te. Due biglietti per vedere lo spettacolo One Man l'ho Show. Visto, Gilberto, allora, l'ho visto. Allora ti faremo vedere la fortuna con la F maiuscola. Grazie. Maria, se hai visto anche questo, te ne vai al cinema. Che buon Non lo so, lo penso di mio marito. Va bene. Due. Lascia Non chiudere lascia il numero, ciao. Gilberto, un bacione. Grazie. Sei grande sei. Ciao. Ciao Maria, grazie per aver chiamato. Noi dobbiamo fermarci per forza. Un attimo, torniamo tra pochissimo, sempre con le mini minaghe, con Salva Rosa, con il maestro Gilberto Idonia. Intanto una canzone bellissima di Cesare Cremonini che sta andando veramente molto molto bene. Una come te. Bravo, continua, dai, vai, Salvo, vai. Bella questa, è molto carina. Torniamo tra pochissimo, restate con noi. Studio 90 Italia. Non ci sono regole, liti e polemiche. Ho ripreso la routine di sempre. Non c'è niente che cambierei. E così mentre i giorni si ripetono e la barba è lunga più del solito, io sto bene da quando non ho te. Ora sale però un po'. Eccetto quei momenti in cui non so dire cosa mi succede, perché resto senza orgoglio e penso quanto ti vorrei. Yeah, quanto ti vorrei. Facciamo il balletto, Gilberto. Noi balliamo, esatto. Le ore piccole, Neffa. Salvo la Rosa che canta anche quando è in bagno. Ma solo quando è in bagno. Quindi, e siccome in questo momento perché sono in una meravigliosa radio, ha studiato un microfono. Sei completo. Ma che completo? Noi stiamo ballando. Noi abbiamo ballato, sì. Recita. No, questa canzone è molto carina. Sai minimi anche in inglese. Certo, fai insieme il programma più seguito della televisione locale d'Italia, il numero uno. Ma insieme è seguito perché ci sono loro che lo seguono. Quindi grazie anche attraverso va bene, è perché si trovano bene, Telefono dunque, libero di telefono. Ricordiamolo il numero, anche se ormai voglio dire. Vabbè, no, bisogna dirlo, 43 53 25. E vorrei dire 095. Ma ancora non l'hanno nominata quella prima. E chi manderà SMS 366 36 48 668 e lo indovina, in quel caso daremo non l'abbonamento ma i biglietti. Perché io vorrei salutare Salvo, che non è Salvo la Rosa, ma il nostro ascoltatore. Ciao, Salvo. E poi ancora Flora e Cristian e Danilo, grazie mille per gli auguri. E poi vorrei salutare, aspetta perché ce n'era un altro, vabbè lo salutiamo dopo perché ha richiesto anche una canzone, quindi dopo ascolteremo una bellissima canzone di Malika Ayan. Detto questo, qua c'è in sottofondo, allora puoi chiudere, lui ride, via le telefonate. One, two, three, via le telefonate. Allora, Salvo, c'era anche un SMS che diceva notizie di Antenna Sicilia. Ieri pomeriggio intorno alle 18 abbiamo ricominciato a trasmettere. Questa è una notizia importantissima, perché vedere quelle barre in onda, quelle strisce colorate era terribile. Però devo dire che c'è in atto una vertenza, e quindi mi auguro, qui possiamo dire solo questo perché facciamo parlare gli interessati, i sindacalisti e l'azienda, mi auguro che un'emittente importantissima come Antenna Sicilia e un'altra emittente importantissima come Telecolor possano tornare a trasmettere in maniera regolare e senza problemi, e che soprattutto i posti di lavoro vengano
tutelati e salvati. Questo è un momento delicatissimo per tutta l'economia siciliana. Speriamo quindi bene, pensiamo, anzi, attraverso la vostra radio, a tutti quei lavoratori che hanno perduto il lavoro, lo stanno perdendo, rischiano di perderlo o sono in cassa integrazione in un momento veramente molto, 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 molto delicato. Speriamo che passi e che si possa avere un'economia e uno sviluppo per questa isola importante. Pronto? Chi c'è in linea? Giussi. Giussi? Pronto? Giussi. 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 Buongiorno. Giussi. Buongiorno. No, siccome ti sai, me ne venaghi in inglese. Da dove chiami, Giussi? Da Catania. Catania. Cosa facevi di bello? Sto lavorando. Ecco, ecco perché parla piano, perché altrimenti... Senti, senti. camminando, ma vai toccando. Non la dire la risposta se la sai, no. Perché prima mi devi dire... Abbassa un po' il volume della radio, Giussi, per favore. Abbassa la tua radio... Per favore. Okay. Allora, senti, come si chiama la signorina che sta al botteghino del Metropolitan, che ieri l'hanno insultata dicendo che è esaurita, che non è vero, invece è nervosa. E che oggi è stata ribattezzata consumata? Forse Barbara. Brava Giussi, un po' d'entusiasmo, dai. Adesso, sì, non intendiamo... Giussi, allora, rifletta. Senti, sta lavorando. Hai ragione, scusami. Adagio. Senti, e se vuoi chiamare al botteghino del Metropolitan, che numero devi fare? Mi sembra 36... 2, 32. Brava. 32, 23, 23. Bravo! Salvo, sai com'è il numero del Metropolitan? 32. No, l'inizio è il contrario di Tafanario. Tafanario è 23. Poi 23. Allora è 23. Il contrario di Tafanario è 32. 32. E poi Tafanario. Quindi 32. Allora, lo conoscevo. Allora, senti, allora ora puoi rispondere tranquillamente. Allora, camminando, ma vai toccando. Non pensare cose storte, Giussi. A sacchetta, tanto. Giusto. Brava, applauso. Questo vale soprattutto per gli uomini, ma anche per le donne, no? Camminando. Si mette la mano in tasca. Quindi. La mano in tasca. Giusto. Perfetto, Giussi. Grazie per aver chiamato. Scusami, in inglese è grazie pocket. A voi. The pocket. Senti, the pocket, la soluzione in inglese. Senti, ora prima di lasciare il tuo nome, visto che hai vinto questo abbonamento, sai cosa andrai a vedere al Metropolitan nella stagione a 4 stelle? Gli artisti sono? Gilberto Idonia. Sì. Antonello Costa. Sì. Poi Gianfranco Iannuzzo. Sì. E poi Pino Caruso in fuori abbonamento. Brava. Nino Frassica. Brava! Ok, applauso. Ci abbasta. Lascia tutto là. Al centralino. Resta in linea, Giussi. Resta in linea, dai tutto. Ciao. Invadiamo il Metropolitan. Allora, a questo salutiamo, punto... dimenticavo, un saluto a Salvo La Rosa e al mago Mustafa, E ancora auguri Paola, buon compleanno. Grazie. Paola, nel frattempo va bene, tra poco l'ascolterai e poi tanti auguri, va bene? Ti auguro le cose più belle. Saluto a Gilberto, Antonella, grazie Antonella anche a te. Tra poco ascolterete la canzone che avete scelto, ovvero Tre cose di Malika Ayane. Vi ricordo 366 36 48 668 Gilberto stiamo regalando dei biglietti. Prima, siccome so che a un certo punto del programma Salvo se ne andrà. Sì, facciamone un altro. Ah, esatto, ecco, voglio che ma io non l'ho salutato apposta. Gilberto. Quindi film ne sanno più una e più d'oriavo. Lo so. Ma le donne hanno una marcia in più, bisogna dirlo, a prescindere da tutto. Siccome ho un impegno con grande saggezza e con grande convinzione. Hanno una grande marcia in più. Allora, senti, Salvo, facciamo noi dobbiamo, sì, dobbiamo, prima che poi ci lasci, se non la sentiamo in inglese, chiedi che sono sul web, poi che capisci? Esatto. Allora, the second Mina Minaglia. Vai. Solo che qui dovrò come si far... traduce Mini Minaglia? Guarda, è un indovinello. È un indovinello. Però malizioso. Indovinello malizioso, sì. Allora, sì. Quindi... Indovinello, comunque, di fatto però, è un indovinello. Siccome c'è Mini Minaglia, se... Minaglia. Facciamo la B. Vabbè, anche questa può sembrare una cosa vastasa, ma non lo è. E attenti. Ai te. Attenzione, concentrazione. Per cortesia, senza rispondere. C'è una parola che è intraducibile, per cui in mezzo all'inglese, per mia gioia, c'è anche una parola siciliana. Che sì. E certo, perché... Sica, come traduci? Che striscia? Che striscia? Allora, I have got something long and tense that
Strica, sì. O striscia, inside my shirt. No, non l'ho trovata perché non la capisco. Allora, ovviamente c'è, perché le facciamo in inglese? Perché se qualcuno si sta sintonizzando in questo momento su Studio 90 Italia o sta camminando per strada, andappa, perché che sta succedendo? Siamo stati a fare uno spettacolo a Filadelfia dopo un premio preso a Miami dai siciliani d'America. E pensavamo con Gilberto di avere solo pubblico siciliano, di questi meravigliosi siciliani che vivono lontano dalla nostra terra. Invece lì c'erano anche le famiglie. Erano tutti americani. Erano tutti americani, americani veri, americani quelli. E sta pure Giovane che giocundavo. Allora abbiamo approfittato di mia sorella che si occupa di lingue per tradurle o cercare di farlo, perché poi alcune cose sono traducibili, e abbiamo fatto questo gioco che è diventato una cosa divertentissima. E lo è tuttora. Per cui i siciliani s'addivettevano, gli americani pure, perché non avevano neanche idea di cosa fosse una mini minaglia. Allora, I have got something long and tense, that a quel punto all'americano ci disse chica e ci sa acchiappatillo e basta, e fattillo tradurre dal tuo vicino. Inside my shirt. Allora, per coloro invece che non hanno studiato l'inglese, sì, e non sono stati ad Oxford, sì, allora hai una cosa, ecco, long e tesa, long and tense, camisica and da camisa. Esatto, detto shrika inside shrika my international shirt. Shrika international. Fatto a proposito, ci è arrivato un saluto di Gino Finocchiaro. Come no? Che ricambiamo, il grande maestro. Gino Finocchiaro è sicuramente uno dei più grandi fisarmonicista del mondo. Vero, verissimo. Assolutamente, allora, sì. Naturalmente, hai una cosa long e tisa, camisica and da camisa. Allora, facciamo sentire. Via alle telefonate! Prima facciamo sentire che il telefono è libero, sennò Barbara si nervosisce. È vero. Via! Intanto c'è un sms, ciao Salvo, sono Angela, una tua innamorata che ti segue sempre, ciao Gilberto, un bacio. Angela, grazie di cuore, un bacio anche da parte mia. Ciao Angela, buona giornata. Siamo pronti? Pronto? Pronto. Buongiorno. Sì. Ciao, il tuo nome? È Mariella. Mariella, buongiorno. Vedi quante Marie ci sono, eh? Ma meno male che ancora esistono questi nomi. Come? Posso dire il risultato dell'indovinello? No, prima c'hai degli ostacoli da superare. Maria, aspetta che chicca Murriusu, sai, non è facile. Poi adesso che ha capito che forse lo sai, è ancora peggio. Non è facile. Mariella, ti consumaste. Ora va a stare Nura o telefono. Allora. Scherziamo, Mariella. Scusa, volevo sapere. E quando comincia insieme? Alla fine. No, tu! Scusa, Mariella, tu forse. Quando comincia, Mariella? Alla fine di questo mese. Bravo! Ecco. No! Di no? Mariella, di no. Alla fine di no? Di novembre. Mariella voleva dire alla fine di questo mese di novembre. Esatto. Mariella, non ti abbia. Fummo troppo precipitato. Mariella è avanti. No, quindi. L'ho fatta confondere io, fagliene un altro. Ma come ma fare con te? Ma se mi guardi e mi dici quando comincia insieme, con mia sta parlando, non lo so. Che ne so? Allora, va bene. Salvo la rosa. Sì. La vuoi ripetere? Senza più riserva alcuna. I have got something. E hai una cosa long e tisa. Long and tense, quindi hai una cosa long e tisa. That shrika inside my. Allora, Mariella, visto che già sai la risposta, quindi sicuramente. No, io lo so, penso di sapere. Dai, qual è? Aspetta, no. Però prima ti facciamo l'inciam. Vedrai sicuramente questa stagione a 4 stelle. Chi sono gli attori che fanno parte? Naturalmente tu. Sì. Nino sì. Frassica. Aspetta. Sergio, sì. Senti, sono molto calmo, rilassato. No, no, non essere emozionata, stai calmo. Però non pensavo. Allora. E poi c'è un forabbonamento. Sì. Che il signor? Non mi ricordo gli altri. È importante. Allora, uno di loro sarà qui martedì, chi è? E diventa propedeutica la risposta. Chi è martedì qua? Purtroppo non me li ricordo. Sì. Mazzi mia. Allora, torna un'altra volta martedì. Allora, facciamo una cosa. Intanto dici la soluzione. Dai, vediamo se riusciamo a almeno soluzione. Ti diamo qualche biglietto se perdi l'abbonamento. D'accordo, la cravatta. Complimenti! Ai. La cravatta. Va bene. Brava, guarda, Mariella, complimenti. Io, ti daremo i biglietti perché. Non è giusto, non è possibile perché non mi ricordo. Certo. Peccato. Peccato, Mariella. Però complimenti, guarda, mi dispiace. È la prima anche volta. A me dispiace. Che mi dispiace.
che non possiamo dare perché lo meritavi. Mariella, io non posso fare niente perché normalmente è sempre così, ma ora in modo particolare Cuntu quando lui ricopre, quando agisco le oro, perché i comandanti sono loro. No, non manco io. E qui da a consumata che mi dice tu sei tu, perciò va bene. Mariella, grazie Mariella, lascia, resta in linea. Hai vinto due biglietti per lo spettacolo One Man Show e lascia il tuo numero. E mi dispiace. No, no, mi dispiace. Non vi preoccupate, va bene. Va bene, sì. Ciao. È anche giusto dare un arredo. Ci sono due ciao. Nostri ascoltatori che hanno indovinato, che hanno indovinato attraverso la nostra gravato. Linea questa, SMS. Questo devo dire che era, però. Allora, era più comunque semplice. Adesso lo spieghiamo, è una cosa long e cesa, che è la cravatta. La cravatta che è lunga. Sì, che andava a camisa, certo. Quindi è semplicissimo. E come sempre c'è questo doppio senso, insomma, quando nel testo, ma poi non assolutamente. Io sono contento che Mariella l'ha indovinato, così prima che Salvo se ne va. Sì. Ci dice il terzo. No, io intanto mi scuso, lui ha un impegno. Sono venuto per grande affetto nei confronti di Paola, per grande affetto nei confronti grazie, di Gilberto, grazie. Col quale quando spero vuoi, Salvo, di tornare a lavorare piacere. Presto e per grande affetto anche nei confronti di questa radio, del suo editore che è il Cavaliere Recca, al quale sono particolarmente legato, quindi grazie a tutti quanti voi e vado perché insomma è un momento in cui bisogna lavorare, stringere i denti, certo. Moltiplicare gli impegni perché poi dobbiamo tornare come dire in onda più forti e anche più propositivi di prima. Io anzi approfitto della vostra radio per ringraziare veramente le tantissime persone che in questi giorni hanno manifestato grande solidarietà, grande certo, affetto certo. Nei confronti della nostra emittente, nei confronti anche di altri emittenti che non stanno vivendo un momento particolarmente felice come Telecolor, come Video Mediterraneo a Modica per esempio e come altre realtà non solo nel campo radio televisivo ma anche nel campo economico e commerciale esatto. Siciliano. Lo diciamo con grande affetto. Ci siamo resi conto di essere veramente importanti. Lo sapevamo, una emittente è un presidio di democrazia, una televisione, una radio, sono importantissime. E dico un'ultima cosa perché sono in una radio che in Sicilia, Gilberto che ha girato il mondo lo può confermare, si fa la migliore televisione e la migliore radio d'Italia. È inutile che in Lombardia vengano ad insegnarci chissà che cosa, o dalla Liguria o dal Veneto, perché in molti campi siamo i migliori o comunque tra i migliori. La televisione e la radio la sappiamo fare e speriamo di poterla fare nel miglior modo possibile, anche perché facciamo compagnia alla gente. Io no, dico non sempre a caso la prima televisione libera in Sicilia è anche una delle la prima televisione libera in Sicilia è stata Teletna che è nata qui proprio col Cavaliere Pippo Recca, quindi speriamo che si possa continuare a farla. Io ne sono assolutamente convinto e per questo veramente ringrazio tutti coloro i quali ci seguono veramente con grande affetto. Quindi vado a lavorare, ci vediamo. No, intanto io volevo ringraziare ancora una volta Salvo Rosa per essere stato con noi, un grande professionista, voi sapete che io ho un grande affetto per la radio, quindi stanno chiamando. Però ci devi lasciare con la mini minaglia, sì, altrimenti non ti facciamo certo. Andare. Allora, ti leghiamo. Mini minaglia C, cioè la terza, perché l'altra volta era 3, ora C per non prendete comporre. Appunti perché dopo la mini minaglia di Salvo ci fermeremo un attimo. Questa proprio è nuova stasa, perché per noi non ci permettiamo. Allora, it goes in, it rummages around, che era quella terribile, it does its thing and then rests. Ora traduci la in sicilia perché ora la diciamo diciamo in inglese in, allora chasi trasenno sì. Poi, ficca ficcanno fa da cosa e poi si arriposa che cos'è? Riflettete su questo. Ciao Salvo La Rosa, grazie per essere stato con noi ragazzi. A voi buongiorno e un abbraccio a tutto il pubblico radio televisivo. Ciao, grazie, ci vediamo presto. Salvo ciao, Rosa, ciao, un bacione. E voi ci sentiamo dopo noi. Questo 095 43 perché... 53 25. Domanda, quante sono le cose? Tre sono le cose. Valica Ian, grazie Salvo La Rosa. Tre sono le cose. Adriano Celentano, Anna Parte, quanto è bella questa canzone. Bellissimo. 11:30 Gilberto, siamo ancora in diretta? In diretta e
Salutiamo Gaeno, buona giornata. Salutava anche Salvo La Rosa che è andato via. Comunque te lo saluteremo, ci sarà ascoltando, quindi ti arrivano ancora saluti, Salvo. E poi saluto Giovanni, saluto Davide, saluto Francesco, buona giornata, grazie mille per gli auguri. Saluto anche un oggi è il tuo compleanno e spero che in questo giorno così unico e speciale ogni tuo desiderio e sogno si possano avverare. Buon compleanno, poeta, Nino. Nino, il poeta. Che carino, grazie. Senti, io stavo pensando, sì, molti chiamano per dire: ma come facciamo a ritirare gli abbonamenti, esatto, i biglietti? Che... esatto. Allora bisogna andare direttamente al botteghino del Teatro Metropolitan in via Sant'Euprio di Catania, dove troverete Barbara. O consumata. Consumata. Barbara. E basta che date però il vostro... solo chi ha vinto, solo chi ha vinto. Tutti, ma tanto devono dare il loro numero di telefono, per cui Barbara c'ha il foglio nascosto, esatto, gli dice, esatto. Come si chiama? Maria, Gli dia il numero, quella. E lei sa tutto, perché Barbara non gli sfugge niente. È vero, complimenti, no, Barbara. No, come dice Antonello Costa, esaurita. Invece una, Antonello. Una mente. Invece coloro, a proposito di Antonello, che hanno vinto il CD o il DVD o il libro di Antonello, sì, Costa, devono venire direttamente in studio. Studio 90 Italia, via Siena 18. Esatto, ma è anche vero che anche le persone che hanno vinto il libro, il DVD o il CD di Antonello hanno lasciato nome, cognome e numero di telefono, quindi. Ah, no. Poi martedì ci saranno altri premi offerti da Antonello Costa, una casa in montagna, una casa in collina e una casa al mare. Una barca d'alto bordo per andare a pescare, perché tutto la deve pagare. Se ci fa acquarella Barbara, Antonello si avvenne nella casa in montagna. Altro che... Va bene, allora vi abbiamo lasciato, facciamo sentire il telefono che sottofondo. Vi ricordo che abbiamo lasciato tutto in inglese, trase trasenno, ficca ficcanno, fa da cosa e poi si riposa. Va bene, io rido. 095 43 53 25, vi ricordo facile, anche facile, potete fare un SMS, in quel caso vincete solo biglietti, 366 36 48 668. Che poi però... vincite solo biglietti, ti pare niente Gilberto? No, uno spettacolo, no. One Man Show meraviglioso, no, ragazzi, no, cioè, anche attraverso la nostra SMS due biglietti per One Man Show, no, che voglio dire, uno spettacolo però bellissimo. Lo dico perché abbiamo detto, sai, rispettare le regole è importante in questa nazione che non rispetta nessuna regola, e quindi allora abbiamo detto che con l'SMS non si può partecipare per l'abbonamento, però devono indovinare. Chi indovina questa mini minaglia, trase trasenno, ficca ficcanno, fa da cose e poi si riposa, al 366 36 48 668 vince due biglietti. Mi raccomando, firmatevi, però così sappiamo, abbiamo da lasciare a Barbara. E c'è un intasamento telefonico. È impazzita la Telecom, troppe telefonate. E questo succedeva quando ero a Radio Sud. L'ho detto apposta, infatti, perché sì, mi ricordavo che mi raccontavo. E così succede. Va bene, no, non ti disperare. Io volevo salutare anche gli amici che ci guardano attraverso la webcam. Webcam sul nostro sito. Quindi buona giornata anche a voi, cari amici. Per fortuna c'è Gilberto che ha una nota di colore, perché io sembro. Tu ti metti a Niura così sempre. Snellisce il che nero, c'è? Snellisce, me lo dicono tutti. Io invece voglio. Pronto, che succede? Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno. Chi è? Buongiorno. L'abbiamo persa. Buonasera. Buon pomeriggio. Chi è? Ma sono Nicolò. Buongiorno, Nicolò. Nicolò, hai spasciato il... Sai che è successo? C'erano i reggi, erano disperati. Ma io chiamo da stamattina. Lo so. Dice, c'è Nicolò che è troppo ingombrante e non passa. Okay. Sei stato premiato. Ah, sì? Chiama da stamattina, è stato premiato, finalmente è riuscito a prendere la linea, Nicolò. Allora, Nicolò, sei pronto per giocare con noi? Sono pronto, intanto ho chiamato per salutarvi perché siete simpaticissimi. Grazie. Io sono sempre in macchina tutto il giorno e quindi vi ascolto giorno bello. Per giorno. Siete veramente una compagnia magnifica. Magnifica, ok. Senti Nicolò, adesso domande propedeutiche per poter vincere questa concentrazione. Allora, prima domanda. Sì. Stamattina abbiamo parlato di una poveretta che Antonello Costa... L'è favorita, va bene. Che si chiama Barbara, passa all'altra. Se è veloce, non perdiamoci in chiacchiere, uno sta ma senti, ma tu c'hai, c'hai tutta la... dico, il telefono ce l'hai centralizzato, non è che sei col telefono in mano, no? No,
sono con l'auricolare. Ah, perfetto. E la radio ce l'ho nell'altro auricolare e nell'altro telefono. Hai capito? Perché nel furgone non funziona la radio. E dove ti trovi, Nicolò? Dove stai andando? Allora, in questo momento mi trovo in via Vincenzo Giustina. Sto per prendere la... Sto di fronte ai Cappellani, per fare. Ho capito, stai attento a non perdere la linea. Allora, senti, se vinci questo abbonamento dovrai chiamare al botteghino per ritirarlo. Qual è il numero del Metropolitan? Io con i numeri non sono bravo. Però c'è un giochino. Questo che io facile, faccio. Questo è facile, però. Il numero è Tafanario, da noi come si dice? Sai che... Culo. Come si dice in... 23? 20, bravo. Allora... Poi... Il contrario. Il Metropolitan comincia con l'inverso del Tafanario. Quindi 32. E poi Tafanario. 46? No. Vabbè, perché 46? Perché giochiamo, scriviamo Gilberto. No, giusto, aspetta, 46. Perché l'ho detto, no. Il numero del Metropolitan è... Sono... 32? No, il primo numero è l'inverso del Tafanario, che è 32. Okay. E poi è Tafanario. Dai che te l'ha detto. Bravo! Va bene. Vabbè, perché stai guidando, te stiamo aiutando in maniera... Poi sei il primo mascolo che sta arrivando da sta radio. Che ma è perché io non capisco perché mi sentono solo le donne, che siete fantastici. No, ma no, perché gli uomini non apprezzano, magari cercano cose o se cusapri. Esatto. Allora, va bene, questa l'hai, diciamo, superata con Broglio, okay. Va bene. Allora, passiamo alla seconda propedeutica, che darebbe Tasti. Tu sai nel cartellone a 4 stelle chi sono gli attori che vi fanno parte? Più o meno, c'è Antonello Costa, ci sei tu, c'è Nino Frassica che mi pare che faccia pure Carabinieri, se non è. e poi c'è un... non mi ricordo, Iannuzzo. Bene, e in forabbonamento che c'è un attore... Non me lo ricordo. Un attore palermitano... Che vive a Roma da anni, però. Famosissimo. Faceva anche una nota pubblicità. No, non mi sorviene. Io ti aiuto ancora, perché... Pino. Pino Daniele, non se ne vuole parlare. Tu fai finta Pino un giovanotto. Pino Giovanotto. Ormai... Bravo, l'ha detto Pino Giovanotto. Pino Giovanotto qui. No, Nicolò. Nicolò. Va bene. Sì. Ti sei perso per la strada perché sei sotto il ponte, uno ci sei. Esatto, sono arrivato perfettamente sotto il ponte del Gioieri, quindi senti una cosa. Allora, ascoltami, la mini menaglia trasenno ficca ficcanno, fa una cosa e poi si riposa. Per caso sai qual è la soluzione? Guarda, io non lo so, vado. Ci provo. Sì. Secondo me è il lago. È il lago? Lago. No, completamente. No. Distante. Senti, guarda, per premiarti, però ora va bene, ti diamo due biglietti per vedere One Man Show. Grazie. E Nicolò, ti passo la regia. Ciao, buona Nicolò, guida. Grazie per aver chiamato. Dai, vediamo. Ma è un premio perché sei un primo mascolo. Ma esatto, chiamaste. Bravo Nicolò. Io infatti volevo aiutarlo. Non ci abbiamo provato. Giovanotto. Caruso. Giovanotto. Ah vai, a Nicolò, Pino, dai. Caruso. Dai, 095 43 53 25 al volo. Un'altra telefonata, giusto il tempo che la regia liberi il telefono. Deve liberare. E SMS. In questo momento Barbara sta dicendo, Nicolò, non sapeva manco Pino Caruso. A fare se non biglietti non glieli dovevi dare. Barbara, è un poco di cuore, un po' di elasticità, non c'è niente. No, non ci credo, secondo me è carinissima Barbara. Sì. Va bene. Oh, 366 36 48 668. Ancora sta parlando con Nicolò, chiudi, non tenere il telefono che qua sono tutti con le pistole puntate. Allora, tre era un misto fra misto. Siciliano e italiano. 3 2